Gentile collega, il caso di cui parleremo oggi è relativo alla sindrome della scimitarra. La sindrome della scimitarra ha come sinonimi sindrome da ipogenesia polmonare, sindrome venolobare polmonare congenita, sindrome epibronchiale dell'arteria polmonare destra. Si tratta di una rara anomalia congenita caratterizzata da un anomalo ritorno venoso polmonare con connessione del polmone destro alla vena cava inferiore e con ipoplasia del polmone destro e destroposizione del cuore. La prevalenza è stimata tra 1 ogni 100.000 e 1 ogni 33.333 nati vivi e è colpito più frequentemente il sesso femminile rispetto al sesso maschile. L'eziologia è ad oggi sconosciuta. Per quanto riguarda la patogenesi, l'anomalo ritorno venoso è generalmente nella vena cava inferiore, sotto l'emidiaframma destro, sebbene vi possa essere congiunzione con la porzione sovraepatica della vena cava inferiore o la vena epatica, la vena porta, il seno coronario o l'atrio destro. L'albero bronchiale destro può essere normale e l'anomalo ritorno venoso polmonare va a costituire uno shunt sinistro-destro. Per quanto riguarda le anomalie associate, frequentemente vi è ipoplasia o malformazioni variabili dell'arteria polmonare di destra e talora un anomalo apporto arterioso sistemico al lobo inferiore destro polmonare. Cardiopatie congenite tra cui coartazione aortica, tetralogia di Fallot, dotto arterioso pervio e difetti del setto interventricolare, cisti broncogene, polmone a ferro di cavallo, diaframma accessorio e talora ernia. Per quanto riguarda i segni ecografici caratteristici, sono la destroposizione cardiaca isolata con situs solitus, polidramnios, un lieve restringimento dell'arteria polmonare destra. La diagnosi differenziale va posta con la sindrome della pseudoscimitarra, in cui vi è una vena discendente anomala che drena nell'atrio di sinistra, e la sindrome di Carter-Jenner. Per quanto riguarda la prognosi, nel caso in cui si tratti di uno shunt lieve, questo può essere asintomatico per molti anni e può manifestarsi clinicamente con affaticamento, dispnea ed infezioni polmonari ricorrenti. Uno shunt severo invece può causare insufficienza cardiaca o ipertensione polmonare.